Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo. Siamo su Tour de France 2023 per un nuovo episodio della serie sul Pro Team. Siamo alla seconda stagione, questa è la sesta puntata e per la prima volta siamo alla Parigi-Nizza. Per la prima volta siamo invitati in una corsa di livello World Tour ed è importantissimo per noi fare punti, fare dei piazzamenti in questa Parigi-Nizza. Andiamo a giocarla. Questo è il nostro team, lo vedete, Vernon Lemraize, c'è la mascotte della squadra Madan. Finalmente una corsa di altissimo livello per la squadra dei ciclisti anonimi. Prima tappa pianeggiante, anzi prime tre tappe pianeggianti, ma alla Parigi-Nizza c'è sempre vento, come vedete dal profilo della tappa, e quindi dobbiamo stare assolutamente attenti e dobbiamo cercare di disputare una buona volata con il nostro velocista che è Ethan Vernon. Diamo un'occhiata ai favoriti. Per questa prima tappa, Philipsen, Jakobsen e Groenewegen, ma noi la giochiamo con Vernon e direi che ci vediamo nel finale di tappa. Intanto, ragazzi, voglio mostrarvi una cosa: siamo a metà tappa. Guardate che maglia ha la Tour, questa maglia particolare. La vedete? Perché ci eravamo lasciati lo scorso episodio con la Tour che dopo la 3 giorni della Provenza era in testa alla classifica Pro Cycling individuale, cioè il corridore con più punti Pro Cycling, più punti realizzati dopo la prima corsa. E da quest'anno hanno introdotto questa novità, che il corridore in testa a quella classifica indossa questa speciale maglia, la vedete, che ricorda la vecchia maglia della Coppa del Mondo. Infatti, parecchi anni fa, fino ai primissimi anni 2000, c'era una sorta di campionato del mondo. Ovvero, vi erano tipo un tot di corse, 8-10 corse, che assegnavano dei punti in una classifica e ogni volta chi era in testa dopo la prima corsa in quella classifica, cioè il corridore che aveva più punti, indossava nelle corse questa maglia simile a quella del campione del mondo, ma diversa, perché questa maglia cambiava di corsa in base a chi si trovava in quel momento in testa alla classifica e poi a fine anno veniva decretato un vincitore. Poi l'hanno tolta questa cosa, non so perché. Sarebbe bello vedere, ad esempio, il corridore che in un dato momento è in testa alla classifica UCI, in quel caso qua si chiama Pro Cycling, ma nella realtà è la classifica UCI, ovvero la classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale. Sarebbe bello se il corridore in testa avesse una maglia distintiva. Lo hanno fatto qui nel gioco, ricalcando, ricordando la vecchia maglia della vecchia Coppa del Mondo, poi l'hanno tolta e nella realtà non c'è più. Secondo me è una cosa figa che andrebbe reintrodotta. Quindi in questo momento la Tour indossa questa maglia, non so per quanto, perché poi sicuramente dopo le corse più importanti l'avranno Pogačar, Van Aert, comunque quei corridori lì. Vi ho fatto vedere questa novità, ci vediamo nel finale di tappa. 5 km alla conclusione, proviamo a giocarci la volata con Vernon. È un circuito, intanto parte Martinez. È un circuito, ci siamo già passati una volta e c'è un tratto in discesa molto tecnico con una curva che è fondamentale prendere davanti. Lo sappiamo, lo so perché l'ho già fatto, ci abbiamo già fatto 2 giri in questo circuito e quindi vedete c'è gente che prova subito ad anticipare. Mamma mia, voglio prendere quella curva davanti altrimenti ti sbattono fuori. Infatti partono alcuni. Bisogna vedere, eccola la curva, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo, vediamo se riesco a prenderla davanti. Sì, ho guadagnato tantissimo con Vernon. Adesso prendiamo tutto il gel rosso e parte la volata. Abbiamo fatto una mossa fantastica con Vernon. Ecco cosa succede quando si impara il circuito. Proviamo a vincere una super tappa alla Parigi-Nizza con Ethan Vernon e la vinciamo grazie alla curva. Vittoria importantissima e di spessore, ragazzi, quando ci sono i circuiti tecnici è importante guardarli, guardatevelo com'è i primi 2-3 giri perché poi nel videogioco fate la differenza. Sapevo che c'era quella curva, l'ho presa davanti, c'erano altre 2-3 curve. È un videogioco, non è la realtà. Quindi, se il circuito è tecnico, voi riuscite a avvantaggiarvi tantissimo, indipendentemente dalla difficoltà, l'IA comunque è mezza scema in questo gioco. Quindi, se voi sapete che c'è una curva e la prendete davanti, guardate quanto ho guadagnato tutto nella curva, poi ho potuto prendere il gelo rosso, ho riguadagnato nell'altra, perché quando le fai davanti guadagni tantissimo e poi ho praticamente preso la volata, ho preso l'altra curva di nuovo davanti, ho guadagnato 15 secondi solo nelle curve e mi sono costruito questa bella vittoria di tappa con Vernon, che adesso prenderà anche la maglia gialla, la maglia bianca.
la maglia verde con Bossonaghen. Abbiamo preso la maglia qua, essendo andati nella fuga. E quindi, ragazzi, abbiamo fatto un botto di punti. Anche solo tenere la maglia per qualche giorno dà un sacco di punti. E quindi con Vernon andiamo a fare tantissimi punti nella classifica Pro Cycling squadra. Adesso ve lo voglio far vedere. Vedete, vince Vernon, secondo Van der Poel, terza la Philippe. Alcuni velocisti sono arrivati molto stanchi. Irmai, Philipsen, alcuni evidentemente si sono anche staccati. Perfetto, così vediamo se ci sono buchi. No, tolti i primi 130 corridori, nessun buco, eccetto quello che ha fatto Vernon, che ha vinto con più di 10 secondi di vantaggio. Grandissimo Vernon. Classifica generale siamo in testa, classifica scalatori c'è Bossonagen in testa, classifica punti in testa con Vernon, classifica giovani in testa, classifica squadre anche qui in testa, classifica della combattività ci puntiamo con Bossonagen. Guardate come evolve la classifica Pro Cycling a squadre. La squadra dei ciclisti anonimi sale a quota 111 punti. Ragazzi, io direi che ci andiamo a giocare le altre tappe da volata. Ok, 5 km alla conclusione. Gruppo spezzato, sono rimasti circa 70 corridori. Adesso proviamo a giocarci la volata con Ethan Vernon. Se riusciamo comunque a risalire le posizioni, non è facile. Come velocista Vernon non è ovviamente all'altezza di Jakobsen, Philipsen, quindi l'unico modo per provare a vincere o fare un bel piazzamento è quello di anticipare, magari sfruttare una curva per anticipare, altrimenti in una volata normale possiamo al massimo ambire ad un piazzamento. Là in fondo vediamo una specie di curva, stanno partendo dei corridori come Nasen, io la voglio prendere davanti con Vernon, ok, quindi proviamo ad anticipare e inventarci qualcosa di diverso. C'è un'altra curva lì a destra e la prendiamo sempre davanti con Ethan Vernon. Ora prendiamo tutto il gelo rosso da qui alla fine. Abbiamo provato a inventarci qualcosa di diverso. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso con Ethan Vernon. Ultimo chilometro. Lanciamo adesso la volata. Siamo lunghissimi, però ci proviamo. Ci proviamo, ci proviamo. Siamo lì sul traguardo. Ci siamo piantati. Ci siamo piantati, ci siamo piantati, ci siamo piantati. Ma vinciamo anche questa. Mamma mia, ragazzi, devo far qualcosa perché stiamo giocando a difficoltà leggenda e se sfrutti le curve, se sfrutti bene le curve, guadagni tantissimo rispetto agli avversari, rispetto al gruppo. Quindi se c'è una volata tecnica con due o tre curve di fila, le prendi davanti e combini un macello. Cioè, guardate che ho combinato. Poi tanto il gel rosso, anche questa così realistica, perché il gel non si prende agli ultimi 2 km, non ha senso. Un gel, oltre al fatto che aerodinamicamente non è il massimo, perché guardate, cioè, il fatto che prendi un gel ti fa perdere velocità e nel gioco no. Ma oltre questo, non è che il gel ha una, per quanto a rapida assimilazione quanto mai, non è che ha un effetto immediato, devono passare 5 minuti, quindi nella realtà vedrete un corridore prendere un gel al massimo gli ultimi 15 km, 20 km, non più tardi, perché non avrebbe poi alcuna utilità. Dunque vinciamo un'altra tappa con Vernon alla Parigi-Nizza, per noi va benissimo così, però stiamo sfruttando le falle del gioco. Meno di 10 km alla conclusione, voglio concedere un momento di gloria a Madan, il principe del Bahrain, la mascotte della nostra squadra. Madan, che deve farsi vedere, presentarsi al mondo con un attacco in una corsa importante come la Parigi-Nizza. Ecco Madan che attacca in discesa, il principe del Bahrain. Madan che attacca però non va via, non riesce a prendere metri. Il povero Madan ci prova adesso. Eccolo Madan all'attacco in una fase decisiva della tappa. Il corridore della Bahrain si fa vedere. Fa una bella curva, devo dire, fa una bella curva, mentre noi Viviani ci spinge largo. Ci spinge largo Elia Viviani. Stiamo sulla ruota di Cocard, bravissimo Madan. Bravissimo. Ed è in testa alla corsa, Madan, è in testa alla corsa alla Parigi-Nizza, altro che raccomandato, come dicono. Adesso però si è già piantato, deve tirare, deve continuare a tirare e stare lì a farsi vedere. Non deve mollare il buon Madan, che insiste nella sua azione, non vuole farsi riprendere il Maidomo Madan, ma ragazzi, non va da nessuna parte. Viene già ripreso dopo pochissimo, cioè è durato qualche secondo l'attacco di Madan, che però adesso tiene alta l'andatura qui in testa alla corsa.
Bravissimo Madan che ha fatto il suo, adesso può rialzarsi, bravo, si è fatto vedere per 2 km. E adesso ci giochiamo la tappa con la Sudal Quickstep che tira ovviamente per Fabio Jakobsen, anche la Lotto Destiny davanti per Caleb Ewan e poi gli Alpecin lì sulla sinistra dello schermo per Jasper Philipsen, i velocisti più forti sono tutti qui, vediamo cosa possiamo fare con Ethan Vernon, però probabilmente dovremmo accontentarci di un piazzamento a meno che non troviamo qualche curva o qualcosa di interessante. 2 km c'è l'allungo di Walshild, allungo di Walshild, poi anche Van der Poel qui nelle prime posizioni. Proviamo a stare davanti anche noi con Ethan Vernon, però forse siamo troppo davanti. Volata in leggera salita, proviamo a partire adesso. Tira la Philippe la volata, ma in realtà ce l'ha tirata a noi. L'ha tirata Ethan Vernon, che però è davanti con Jakobsen che ci sta sverniciando. E forse ci becchiamo un bel secondo posto. Forse secondi con Ethan Vernon. Un secondo posto di spessore perché è stata una volata classica, cioè standard, normale, senza trucchetti. E con questo secondo posto possiamo blindare la maglia verde della classifica. Punti, sì, siamo nettamente secondi dietro Fabio Jakobsen, quindi benissimo così. Ok, siamo alla quinta tappa. Ho saltato la quarta tappa che era una cronometro. Siamo andati in fuga con la Tour perché voglio puntare alla maglia qua, questa Parigi-Nizza. Tra l'altro, tra i componenti della fuga siamo quelli messi meglio in classifica, quindi siamo virtualmente maglia gialla, dato che siamo solo a 34 secondi. Abbiamo già 6 minuti di vantaggio, ma credo ci siano poche speranze per la fuga. Tra l'altro la Tour non è neanche al top come condizione. Siamo vicini alla volata che parte adesso. Cerchiamo di vincere questo GPM di prima categoria che assegna ben 10 punti, anche se Hausler è un corridore molto veloce. Prova a chiudere qui la traiettoria a Luelda. Dietro arriva Giulio Ciccone a doppia velocità, ma lo vinciamo noi con Ciccone che lo vedete con la maglia della Lidl Trek. Quindi hanno aggiornato la nuova maglia con l'aggiornamento, però la squadra si chiama ancora Trek Segafredo nella carriera Pro Team, però almeno c'è la maglia nuova. Questo ovviamente per quanto riguarda la carriera, se no, se è iniziata una carriera da adesso probabilmente già si chiamerà Lidl Trek. Comunque, vinciamo questo primo GPM e come vedete l'obiettivo è semplice, vincere la maglia Pois della Parigi-Nizza, la classifica scalatori di questa corsa. Siamo oramai all'ultimo chilometro dell'ultima tappa di questa Parigi-Nizza con Vernon alla ruota di Van Aert. Vernon che si porta a casa la classifica a punti con la Tour. L'Emrise abbiamo provato a vincere una tappa perché per la classifica era impossibile visto il livello altissimo di questa corsa. Però forse ci siamo portati a casa la maglia Pois con la Tour. Vediamo, portare a casa 2 maglie alla Parigi-Nizza non sarebbe affatto male. Sono sorpreso in positivo delle ottime prestazioni di Vernon, che forse addirittura è il migliore dei nostri in classifica generale. Lui che è un velocista che però tiene molto bene sulle salite. Il povero Tu è finito fuori tempo massimo, ma è scarsissimo, un livello troppo alto per lui, e forse rischiano di finire fuori tempo massimo anche Madan e Bevilacqua. No, forse Madan ce la fa, mentre vedo messo male il povero Bevilacqua, che forse oggi finisce fuori tempo massimo. No, Madan dovrebbe avercela fatta. Bevilacqua arriva con più di mezz'ora di ritardo, non so se basta per non finire fuori tempo massimo. Questa è la volata in cui battiamo Van Aert, ma non per la vittoria, ma credo per un piazzamento tra i primi 20, non so. Comunque la tappa era molto dura e Vernon è stato davvero fantastico, mentre la Tour ha fatto il suo, non era neanche proprio al top. L'Emrise non mi ha convinto, c'è da dire che il livello era troppo alto per lui. La tappa l'ha vinta Velasco, che vince 2 tappe Velasco in questa Parigi-Nizza. Non so che cosa c'ha, fenomenale Simone Velasco, che però qui non ha la maglia di campione italiano perché quando abbiamo iniziato la carriera era ancora Zana, quindi l'aggiornamento in questo caso non è subentrato. Pogacar vince la classifica generale. Ecco qui la classifica punti vinta dal nostro Ethan Vernon. Vinciamo la classifica punti alla Parigi-Nizza con Ethan Vernon, grandissimo questo corridore. E anche la classifica scalatori ce l'abbiamo fatta con la Tour, ce l'abbiamo fatta, grandissimo la Tour, e forse abbiamo vinto anche
la classifica della combattività. Un aggiornamento, però, secondo me si è visto, è quella della lotta, della maggiore lotta che c'è per i GPM, per la classifica scalatoria. Infatti, con la tour non ne abbiamo vinti tantissimi perché era davvero difficile, c'era tanta lotta. Però abbiamo approfittato appunto di questa lotta che c'era. In pratica, i vari corridori si toglievano i punti a vicenda e quindi siamo riusciti a vincerla, nonostante abbiamo collezionato forse soltanto 40 punti. Andiamo a vedere la classifica generale, dove il migliore dei nostri è stato Lem Rise, ma praticamente a mezz'ora, staccatissimo, quindi sicuramente una prova non sufficiente, però ragazzi il livello era questo. Classifica scalatori, vedete la Tour ha collezionato solo 42 punti, però hanno fatto punti tantissimi corridori, Ciccone 31, Buitrago 26, Benjamin Thomas 25, Velasco 20, Vauclain 16, insomma tantissimi corridori nelle fughe lottavano alla morte per i GPM, cosa che prima dell'aggiornamento non avveniva, e quindi siamo riusciti a vincerla nonostante con la Tour non siamo stati così fenomenali. Classifica punti stravinta questa da Ethan Vernon che ha vinto due tappe. Classifica giovani settimo Lemraize, classifica squadra undicesimi e classifica della combattività purtroppo ci beffa Pichon per soltanto 5 km. Qui sono un pochino arrabbiato perché era importante vincerla. Vediamo come si evolve la classifica pro cycling individuale che vede ancora un nostro corridore in testa dopo la Parigi-Nizza che è Vernon con 4 punti di vantaggio su Pogačar, la Tour è quinto, classifica Pro Cycling a squadre, siamo quarti a 200, ben 229 punti dietro UAE, Jumbo Visma e Sudal Quickstep addirittura davanti alla Ineos. Bene, termina questo episodio della serie sul Pro Team, si tratta del sesto episodio, il secondo della seconda stagione. Nel prossimo non vi porterò la Breeders' Cup perché l'abbiamo già giocata con Inpei e l'abbiamo vinta, se vi ricordate. Questa volta proveremo a vincerla con Boissonaghen, ma nel Pro Leader avevamo Boissonaghen e l'abbiamo vinta con lui, quindi è inutile che vi faccio rivedere una corsa che abbiamo già fatto e che abbiamo già vinto nelle stagioni precedenti. E perciò dal prossimo episodio ci vedremo direttamente al Giro del Delfinato, dove proveremo a far qualcosa con i nostri corridori migliori, ovvero Vernon, Latour e Lemraize. Il video termina qui, io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale. E vi do appuntamento sempre qui sul canale del Ciclista Anonimo per altri video, come sempre dedicati al mondo del ciclismo. Ciao ragazzi!